benvenuti in un nuovo video. Io sono Luca Scomparin, filmmaker e content creator, e oggi vi spiegherò perché fare video è una fatica assurda. Ciao moto! Iniziamo. Premessa, questo video è scritto di getto, però è scritto, e quindi questa è già una cosa bella, ma avete visto già dai video precedenti che ormai sto sempre seguendo questa linea per essere più produttivo e non incartarmi in pensieri e poche azioni. Però ho voluto scriverlo veramente appunto di getto, molto velocemente, perché arriva dal corazon, perché è una cosa che ne parlavo con Christopher quando siamo andati al mare per altri nostri motivi, per affari di lavoro, no, non è vero, e ho pensato 30 visualizzazioni, perché capita a volte di vedere 30 visualizzazioni sui video e non di più, non una di più, che fanno fatica a crescere, 30, non è che diciamo 300. E allora lì al mare, vicino al pedalò, mi sono detto sta cosa. Trenta sono veramente poche. E quindi oggi ho voluto raccontarvi la mia esperienza con questa delusione dei numeri. Mi metterò lì. Iniziamo. Metto tantissimo di me, di ciò che sono. Fare video è faticoso, e sapete perché? In ogni video io ci metto tantissimo di me. Tutte le mie ansie, le mie paure, dove voglio andare, da dove arrivo, i miei obiettivi, i miei sogni, quelli infranti, quelli che vorrei si realizzassero. E tutto questo per cosa? Per 30 visualizzazioni la maggior parte delle volte. Ovviamente non è per quelle 30 visualizzazioni che lo facciamo. Dico lo facciamo perché metto sia me che te in mezzo, no? Tutti i nuovi creators che stanno cercando di emergere in questo mondo, che però all'inizio giustamente i numeri sono bassissimi. Certo, è per la voglia di esprimersi, di raccontarsi, di raccontarci, ovviamente. Però 30 sono davvero poche, c***o. Cioè 30 visualizzazioni fanno male, rendono molto più faticoso fare il video dopo. Stacca, stacca, stacca per un attimo tutte le spine, quelle che accendono gli interruttori dell'ansia, ma anche quelle conficcate nella pelle, quelle che fanno male. Ritrovati. Ritrovati. Perché lo stai facendo? Trova il tuo perché. Attenzione, non concentrarti su chi lo guarda. Concentrati su chi lo fa il video. Cosa stai facendo? E cosa vorresti fare? Sono spesso diverse queste due domande, eh? Per esempio, tu guarderesti i tuoi video? Sinceramente. Se c'è anche solo un ma, beh, quel ma lo vedrà anche lo spettatore. Ma sai qual è la verità? Che se anche tu ti impegni, sei carico, vuoi spaccare tutto, adesso hai capito qual è il tuo ma, hai capito qual è il tuo perché, hai capito cosa vuoi fare veramente, fai un contenuto che spacca i co***i a tutti, fighissimo, lo pubblichi 31 visualizzazioni. E quell'uno in realtà è perché lo stai guardando anche da un altro account per fare minutaggio. E quindi, cosa bisogna fare? Boh. Non resta che continuare e migliorarsi, lasciare che il pubblico si affezioni lentamente a te, a quello che tu vuoi portare nella tua vita e anche su questa piattaforma, a quello che tu sei e quali sono i tuoi sogni, le tue ansie, le tue paure. Porta veramente tutto, dai valore alla piattaforma, regala la possibilità a questi 30 sconosciuti di conoscerti un pochettino meglio, di affezionarsi a te, perché poi magari diventano 31, sì, ma poi 32, poi 33, e magari in questo viaggio anche tu ti scopri diverso, anche te cominci a capire chi sei veramente. Certo, l'alternativa è mollare tutto, non fare niente, ma non credo sia possibile. E sai perché? Fare video è faticoso, è vero, ma non farli forse lo è ancora di più. Sbam! No, 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 che cazzo, ma sono matto! Oh, signor, mai più, Porta valore. Iscriviti al canale, non era conseguenziale, però iscriviti, grazie, ciao.